È stata accanto a Fausto Brizzi nel periodo in cui sono piovute sul regista le accuse di molestie da parte di giovani attrici, ma oggi Claudia Zanella è felicemente legata ad un altro uomo. Intervistata dal Corriere della Sera, infatti, la Zanella tiene a precisare che il matrimonio con Fausto Brizzi è ufficialmente concluso e i due sono separati, ma riguardo allo scandalo esploso qualche mese fa in seguito alla denuncia delle Iene che hanno raccolto le testimonianze di alcune ragazze adescate da Brizzi, la ex moglie del regista ha le idee chiare e continua a difendere il padre di sua figlia. L'archiviazione di Fausto è stata piena, ha detto la Zanella, che riguardo l'ipotesi di falsa testimonianza da parte di Nadia Sanchez durante il processo a Brizzi ha chiarito, non c'entra nulla con questa modella che pure è venuta apposta dalla Spagna per rendere dichiarazioni in suo favore. Fausto è stato assolto a prescindere, anche grazie ai messaggi WhatsApp delle ragazze, ha chiarito ancora l'attrice, raccontando di essere stata contattata da un certo Alessandro Rosica che, poi, le ha fatto conoscere la Sanchez. La Zanella, quindi, ha precisato che nei confronti dell'attrice spagnola non c'è stata alcuna retribuzione per le dichiarazioni rese, mentre su Rosica rivela, molto dopo, Alessandro Rosica voleva 2000 euro, un prestito. Diceva che mi ridava fino all'ultimo centesimo. Minacciava di suicidarsi perché è inseguito dagli strozzini. Lei, però, non ha dato soldi nemmeno al giovane. Quel periodo difficile vissuto accanto a Fausto Brizzi viene ricordato da Claudia Zanella come un incubo, un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Prima dello scandalo credevo di avere un matrimonio felice, ero innamoratissima di Fausto, ha raccontato, io sono la prima a dire che in un matrimonio ci stanno i tradimenti. Ma dopo un matrimonio lungo, non certo appena sposato. Quando Brizzi è finito nell'occhio del ciclone, infatti, lui e la moglie erano legati da 2 anni e mezzo e avevano una figlia di appena 1 anno e mezzo. Fausto dopo lo scandalo mi ha sempre detto di non aver mai avuto rapporti sessuali se non consenzienti, ha chiarito ancora lei, aggiungendo. Sono stati tradimenti che avrebbero dovuto rimanere privati, e invece sono diventati i fatti di tutta Italia. Nonostante il matrimonio con Brizzi sia finito, la Zanella sente ancora il peso dello scandalo. Però sono contenta della soluzione, per mia figlia. Quando sarà grande saprà che suo padre non è un mostro, ha detto, mentre oggi è legata ad un altro uomo che fa l'istruttore di boxe e che le dà gioia e la sostiene.